Lupino. La giornata non è bella, ma riguardo alle previsioni che promettevano acqua ci va ancora bene. Siamo a Grona, ai piedi di Monte Galbiga, ed ecco qui Attilio. Dove andiamo, Attilio? Allora, l'intento è di andare a Vinci, che è il monte alto sopra Grona, e da Vinci vedere un piccolo canyon del torrente Civagno, dove si vedono delle belle formazioni geologiche. Questo è il menù. Vabbè, momento lo andiamo a vedere, va, quello che succede. Qui c'è ancora tracce di neve. Vabbè, per un cartello non so quanto attendibile, ci comincia a dire che a Vinci, 681 metri sul livello del mare, ci sono 40 minuti di percorso. Per l'Alpe di Grona 3 minuti e 30 e per i Rifugio Venini 5 e 30. E partiamo. Bene, stanno. Sì. Dopo l'ha venduto un... Almeno lo tieni qui. Cruz! Sì, almeno cercare di tagliare un po' qualche pianto, qualche settimana così e via. Sta innestando, guarda, ti sta filmando. Mentre innesti. Sì. È mio amico, gli piace fare i filmati. Sì. E di là, chi era quello? Sta innestando delle piante da frutto. Bene. Bisognerebbe vederli in opera. Ciao Pippo, vieni qua che qualcosa. Sì. Fatti accarezzare. Sì. Vamo. Questi fiori dovrebbe segnare che l'inverno è finito e la primavera sta arrivando. Ma boh. Mi sa che è dura. Attilio dice che è dura, eh. Ci sono residui di neve ancora. Ed ecco la Grona, il Monte Grona. Ed il sentiero tira. Tant'è vero che anche Attilio comincia un po' a rallentare. Cos'è, una vecchia cascina quella? Sì, una delle tante cascine che si trovano sopra Grona, e poi delle anche abbastanza praterie, una bella visuale paesaggistica, non è una brutta zona, diciamo. Quella è la Pidaggia. Allora, la Pidaggia, là si vede il Pizzone e sulla destra la Grona. Pizzone è quella là con un po' di neve. E quando vi dicevo che la strada tirava, guardate un po' il pezzo in discesa che abbiamo fatto, Monte Crocione, sopra di noi. Infatti ci sono belle zone, qui poi il sole non batte ancora tanto, no? Perché si vede l'erba ancora indietro, schiacciata. Notiamo che il vicendarsi della primavera tuttavia esiste, perché le prime piante a fiorire sono appunto quelle che sfruttano l'assenza della copertura delle foglie delle piante arboree. Vedete che non hanno ancora foglie, però le piante, queste piante appunto sfruttano questo momento, sono tutte bulbose, rizomatose, comunque che accumulano sostanze di riserva e fioriscono subito. L'eboro sicuramente, e l'eborus niger, che è una delle primatici a fiorire. Poi accanto all'eboro vediamo la Primula vulgaris,
La classica, diciamo, primula dei prati, sebbene non esista una sola specie, ma ce n'è un'altra che convive soprattutto nelle zone meno umide, e l'erba Trinità, detta cioè il nome Epatica nobilis. Curiosa perché questa pianta è sotto le foglie, se riesco a trovarne una, però quella giusta, si vorrebbe la foglia giusta, non sono queste di primavera, è violacea, quindi si pensava curasse il fegato, no? Un botanico, quindi storico, riteneva questa cosa errata. Comunque sono le prime tre piante che si osservano adesso in questo periodo sotto i boschi. Ho visto invece in televisione il... Di fianco a queste due cascine, sempre sotto ai piedi del Monte Crocione, facciamo una curiosa scoperta. È una scoperta un po' triste, ma simpatica. È una tomba dedicata ai due cani dal loro proprietario, che è sempre quello della casa praticamente. Sì, no? Sì. Tra l'altro mi diceva che un cane l'ha tirato sotto lui per sbaglio, no? Naturalmente, mentre faceva manovra, chiaramente ci è rimasto male. Poi la sensibilità si vede, insomma. Tra l'altro mi ha detto che gli è anche costato parecchio il lavoro, perché le foto soprattutto, farle stampare sul supporto, mi diceva, insomma. Però si vede anche la sensibilità di questo amico che ha voluto così ricordare gli amici come fossero persone. Attilio ha trovato un sasso che lui giudica interessante. Sì, perché se fossimo sembra quasi di essere nel Mar Rosso, nel cogliere i pezzi delle barriere coralline, perché questo qua sono fossili di coralli, chiaramente attribuibili al Triassico superiore, al Norico. Quindi qui c'è proprio uno strato ricco di banchi di barriere coralline. Purtroppo l'ambiente è ben lontano, siamo 210 milioni di anni fa, quindi le barriere coralline ce le vediamo ancora nei filmati, però eccolo nelle qui. Rocce sì. Bene, hai visto? E magari c'erano anche le ragazzine in bikini. Beh, di questo le rocce non ce lo non dicono, ce lo dico, ma sempre. La speranza e la fantasia sì. Ma il ritrovamento di questi sassi significa che qui c'era il mare? Ma non è proprio così, cioè noi non dobbiamo immaginarci questo territorio ricoperto dal mare, come se ci fosse stato una sorta di diluvio, perché questo territorio non esisteva. Queste fossili si trovano perché è proprio il fondo del mare che è risalito con le pressioni della tettonica zolle, quindi dei movimenti della terra, pietrificandosi, quindi sono le montagne stesse pezzi di fondo di mare. Non so se sono riuscito a spiegare. Sono stati creati dal mare praticamente queste montagne. Dal mare che è risalito pietrificandosi. Ho capito. No, quindi non dobbiamo immaginarci il lago di Como, vederlo come adesso. Tutto sommerso dall'acqua. No, completamente diverso. Altro sasso ritrovato. Ecco, lungo il sentiero magari ne faremo vedere qualcuno in più, perché sono anche belli da vedere. Insomma. Qui vedete in sezione corallo, che è un celenterato. Quindi sono dotati di celentero, un apparato digerente di carbonato di calcio suddiviso in setti. Ingrandendoli con una lente si vedono ancora i setti. E poi aveva una struttura, setti a cui è diviso l'apparato digerente, cioè come era tutto suddiviso all'interno per aumentare la superficie assorbente. Cos'è l'apparato digerente? L'intestino. Sebbene celentero, questi animali, una curiosità che farà ridere, non ridete, non hanno la distinzione tra bocca e ano. Ma la bocca fa anche da ano. Il celenteron si chiama proprio per questo, perché è dotato di una sola apertura, mentre un normale apparato digerente è dotato di due aperture, una di entrata e una di uscita. Ma scusa, perché si chiama digerente? Questo mangia. Sì, esatto, perché filtravano particelle di organiche presenti nel mare, hanno dei tentacoli e usciva un organismo tentacolare che catturava queste particelle e poi se ne nutriva ovviamente e rievacuava dalla bocca. Vabbè,
Dimmi. Dicevamo della struttura settata e suddivisa del Celenteron. Vedete queste righe che sono ancora ben evidenti? Non so se la telecamera riesce a farle vedere. Questa qui è la Teccosmilla longobarda, che è stata classificata anche da Stoppani, questo fossile, tra l'altro celebre geologo. E si vedono bene anche i segni dei setti. Voi immaginate i coralli che si vedono nei filmati dei subacquei. Dalla spalcatura scheletrica usciva un animale simile a un polpo, con i tentacoli, ma nulla a che vedere con il polpo, perché il polpo è un mollusco e non un celenterato. Di stretta parentela con appunto gli cnidari, che sono i coralli, quelli che noi chiamiamo coralli, ci sono le meduse. Tant'è che ci sono dei coralli che possono diventare medusa. Cioè, tu hai la colonia di coralli e da questa vengono prodotte le meduse. Una cosa che nessuno sa. Ma la medusa è anche lei un celenterato strettamente imparentato con il cnidari, cioè con i coralli. Ok. Ed eccolo lì lui, il nostro diavolo. Questo spiega perché aumentino con frequenza i ritrovamenti di questi fossili. Perché qui vedete proprio lo strato che sale, seguite la mia mano, lo vedete salire, dove praticamente ci sono questi banchi di coralli, questi depositi coralligeni. Noi siamo proprio sullo strato, nelle vicinanze, e quindi cadono tutti questi pezzi che provengono appunto da qui. È chiaro che se tu sali oltre lo strato, sopra lì, vedete, dove ci sono quell'erba e quei rami, o scendi troppo sotto, non lo intercetti più, difficilmente troverai pietre con i coralli, difficilmente li vedrai, se non qualche sasso che è scivolato e rotolato verso il basso. Che è rotolato giù perché... Esatto. Per forza di gravità. Vai. Siccome Orlando pensa che io dica le cose e me le inventi sul momento, devo dargli la prova che è vero quello che dico. Vedete, questo è lo strato, vedete proprio i coralli, ecco, vedete lo strato che passa di qua con tutti i coralli, vedete, seguitelo col bastone e li potete vedere. Poi vedete, qui è successo qualcosa, perché vedete c'è questa roccia che si rompe facilmente, qui è variato il livello marino, sicuramente abbiamo avuto o una scarsissima profondità che ha depositato l'argilla o condizioni energetiche di meno capacità di trasporto, no? Quindi si depositava il materiale più fine e subito dopo il banco di coralli. Allora, a me è sempre piaciuto tantissimo questo fungo per i colori, le diverse tonalità che assume. Il Coriolus variegatus, che si parsetizza il nocciolo tendenzialmente, Corilus è con nocciolo, però lo si può trovare anche su altre piante. E vedete anche la forma, tutte queste varie variegature, variegatus richiama proprio il fatto che ha queste colori a più livelli, a più cromatismi. Ed ecco là in fondo la vallata. E strada ne abbiamo fatta in salita, porca miseria, e non è finita. E Artiglio ha trovato la sua solita panchina per ammirare il posto panoramico, fondovalle, che sarà un po' dura da scorgere, la Pidaggia e Montegrona. Ecco, ci è arrivato in località Vinci, questa è la zona di Pascoli una volta. Sicuramente. Sì, poi ci sono anche di altri bei rustici anche più in su, abbastanza tenuti bene, la zona è comunque tenuta bene. E quella là in alto come montagna è il Galbiga? Beh, siamo nel punto di collegamento tra le due vette dal Galbiga e del Crocione. Il Crocione. Praticamente sulla destra non lo possiamo vedere, però ci sarebbe l'Abdevolt, che è quello appunto che sta sopra Benelario. E secondo me, dato che l'Artiglio dice che questa strada porta
all'Alpe di Grona potrebbe essere una strada militare, perché all'Alpe di Grona ci sono fortificazioni e ricoveri truppa. Attilio, non c'è un pezzo di piano però qui, eh? Adesso è finita la salita. È finita? Sì. Va bene. No, non credeteci che sia finita. Quello dice sempre bugie, quello. Mosso con pressione, entra nel bosco e comincia a camminare in piano. E siamo alla ricerca del sentiero normale. Senti, senti che guarda i sassi che cadono, è meglio non andare giù. Cos'è questo? Senti, senti i sassi che cadono. Quella è la parete? Sì. Siamo proprio di fronte alla grande parete Indolomia Concodon. Qui sotto si raggiunge un posto. Effettivamente, adesso pensandoci, il momento del disgelo forse non è il momento adatto per andare giù. Ci verremo st'estate. Dove si vedono tutte le stratificazioni geologiche, è una cosa. È come fosse un parco geologico all'aperto. E praticamente siamo in un punto, tra l'altro, strategico, perché stiamo a cavallo tra il Giurassico e il Triassico, cioè sotto il Triassico, sopra il Giurassico. Tra l'altro su là c'è anche una bella cascata ghiacciata che si può andare a vedere, ma si vede da lì. Questo in alto è il Giurassico. Sopra abbiamo questa bancata, sì, di roccia separa il Giurassico dal Triassico. Il Triassico è quello lì sotto. Esatto. Esatto. E quella parete lì a cosa risale? È il punto di passaggio tra il Giurassico e siamo nel Triassico superiore comunque. Mm-hmm. L'ultimo tetto del Triassico, poi si entra nel Giurassico. Forse è da che parte si arriva. In questo punto si vede bene che siamo su la superficie di uno strato di roccia. Là si vede sulla sinistra la sezione degli strati, quindi della deposizione delle rocce e delle loro stratificazioni, e qui si vede proprio la superficie dello strato. In questa zona ci sono vari punti dove si interseca la superficie dello strato, è come un pavimento, quindi è impercorribile perché è inclinata e quindi è anche abbastanza pericolosa. Ecco gli strati, adesso sono riuscito a beccarli, forse. Qui li vediamo in sezione verticale, no? Uh-huh. Qui vediamo la superficie, uno invece in superficie, laggiù. Ed è cominciato il nostro ritorno. E siamo ritornati sulla strada principale, sulla nostra strada che ci porta verso la civiltà. Comincia a far buio, bisogna muoversi un pochettino perché qui fra un po' arriveranno i lupi. Buonanotte, va? Allora, ricominciamo la discesa. Eccoci qui, ci vediamo dopo. E eccoci arrivati a Grona. Il parroco ci dà il suo saluto. No, è già finito, guarda.